una pagina. Soldi e lista. Quando poi all'improvviso apparve la prima fermata della Via Crucis. Buonasera. Buonasera, padre. La prima fermata, Gesù Cristo prese il pane, lo alzò, lo spezzò e disse: Siamo comunione, come certo Gesù Cristo, però, io voglio. Ma che state facendo in discola? Voglio, sto facendo così i soldi, apparate una così i soldi che ci fa Pasqua e Pasqua. Ma non si festeggia Pasqua e Pasqua della messa, non si fa. No, state ma chi sa, io prima anno che io non fatico, mi lascio sotto a tavolo come i cristiani, va bene, apparate una così i soldi, datemi 20 euro per piacere. Io sono buono 5 anni. Ma no, 5 anni, 20 euro all'anno, vanno buono così. Ma se i soldi allora. Signore, siamo insieme noi in questa casa dove apparirà la seconda fermata della. Ed arriviamo alla seconda fermata della Via Crucis. Ma adesso venne a farci. Ma che sei alla stanza mi fa? Sì, proprio in questo punto Gesù venne caricato. Come l'iPhone? No, come l'iPad. Lo vogliamo fare? Venne caricato della sua croce. Ah, un telefono. E a proposito, io non voglio la batteria. Che telefono? L'iPhone 7, un vescovo va a trovare una caccia, c'è un commentario, io chiamo, mi piace ma a farmi. Ma perché padre, perché? Non uscire una foglia, che fate? Padre, l'ho messa a caricare, questa che fermata è? Questa qua è la terza fermata, la fermata del corridoio, proprio in questo preciso punto, il protagonista del film cade per la prima volta. Ma non è un film, è proprio un libro. È un libro, è meglio un film, Giovino, ma meglio un film. No, veramente, un libro è così, che cazzo è? Padre! Andiamo avanti, ma è la grossa cosa, giovane. Siamo giunti alla fermata numero 4. All'improvviso, mentre Gesù camminava con questa croce addosso, gli appare alle spalle la Madonna che si ritirava cetennaggia. Padre! No, ma che c'è un porco? Forse avete messo già quella canottina. Bravo, ma tu quando fatica ne hai un coppa, ma fai vedere il tuo posto. Gesù Cristo dice, non faccio il bambino. Mi dice lì. Che, preghiamo padre? Che, ma già bucciano poco, fanno la retina. Voglio, stiamo a dire che sto camminando, stai a scendere in scala. Preghiamo. Arrivati alla sesta fermata. Ma qua sei avuto a buon occhio, non è giovino. Alla sesta fermata, dove Gesù incontra Veronica. Non è da far finta di niente, che le sei voi, mariti, siamo. Gesù c'è la faccia anche Veronica prese l'asciugamano e lo asciuga il sudore, una grande asciugamano. Ma che sei asciugamano rubite? Asciugamano rubite. Adesso io vado a 10 minuti, ma c'è genuino un po', ma ci lascia qua solo a noi, padre! Tieni una sigaretta, io non mi zio compagno, mi dici 10 minuti, ma... E la settima, ottava e nona fermata la facciamo in questo momento. Voglio ora proprio capire. Sì. Gesù cade per ben 3 volte, e 1, 2 e 3 in queste 3 fermate. Ma no, perché non sapevo camminare. Gesù cade per Tiberi che ha fatto lo scampetto da Giuda. Traditore. No, me ne è caduto. L'ultima fermata che ho detto, oh, posso andare per detto tutte le rete, avete trascogli 30 denari, poi ci vedi, rientrerò un mucco. Tenti da davanti. Come è polacco, ma Gesù veniva spogliato di tutti, tutti i suoi abiti, arrivavano i vigili, i carabinieri, la protezione civile, i pompieri, arrivò Vincenzo De Luca. Che fa? E guardava, c'è che sta sempre a mente là dentro. Non c'è nata, veloce. E lui ha detto tutto cosa a mezza. E ha così finito tutto cosa. Ma io, mamma, non c'è che tengo, mi chiami, che non so se... Ma non è un numero, ma... Stanno aspettando, io devo andare. Mi fate scendere. Ma mi senti? Ma che stai chiamando? A Don Andrea sto chiamando, mi fate scendere 4 fermate mancanti. Don Andrea, Don Andrea! Che bello! Avete fatto 4 fermate in meno, la Via Cruci sono 14 fermate. Sì, e feci per l'anno prossimo, tanto sono sempre in 6. Mi avete fatto 100 euro, mi avete fatto. Ma quello è tutto chiuso, dove andate? Fatti, buona pace, buona pace, state buoni.